Eccoci, allora siamo pronti e possiamo iniziare. Benvenute a tutti e tutte, sia il pubblico in sala che a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming o che vedranno successivamente questo video. Io sono Michela Tricale e sono qui con l'Osservatorio EU di Transform Italia. Per presentare il libro di un nostro caro compagno, nonché partecipante, membro dell'osservatorio, che è il professore Ernesto Screpanti. Oggi parliamo del suo ultimo libro, Liberazione, il movimento reale che abolisce lo stato di cose esistenti, edito di come te da Da Liber, libero. ah. Edito da te da Liber di Firenze e di cui invitiamo alla lettura. Non so se sentiva una cosa strana. Ne parleremo insieme ad Alessandro Scassellati, altro membro del nostro osservatorio. Giro così, ti facciamo vedere. Altro membro del nostro osservatorio di cui abbiamo presentato poco tempo fa l'ultimo libro Suprematismi e l'autore, il nostro Ernesto Screpanti. Io mi occuperò soltanto della moderazione, però un minimo di inquadramento e di introduzione all'argomento ci tengo a darla, anche perché mi voglio concentrare proprio su questo libro. Io credo che esistano due tipi di libri. I libri il cui autore ragiona guardandosi l'ombelico e che sembrano scritti soltanto per soddisfare l'ego di chi scrive, e invece altri libri che sembrano nascere dall'esigenza di raccontare, di interpretare, ma soprattutto di farsi strumento per l'interpretazione della realtà. Perché noi siamo, come osservatorio EU, siamo un osservatorio, ma non siamo un osservatorio fine a se stesso. Quello che facciamo è cercare di analizzare, interpretare il presente e offrire spunti alla nostra area politica, che sono i comunisti e i socialisti di tutta Italia. Per governare i processi che ci investono. Il nostro è uno scopo culturale, ma politico, culturale nel senso più alto della parola. Il libro si legge molto bene, nonostante sia un libro scritto da un professore universitario, un vero e proprio saggio, è scritto in maniera molto scorrevole. Si legge, nonostante sia ben 435 pagine, se non mi sbaglio, si legge molto bene e è strutturato in modo da raccontare i processi. Dice, è un libro con cui non racconto eventi storici, ma concetti, cioè si vogliono in pratica individuare quegli elementi nei processi della realtà che poi influenzano il nostro stato di cose presenti per intervenire, per modificarlo. È strutturato in modo tale da introdurre il lettore ai processi di liberazione e per parlare di liberazione si inizia parlando dei regimi d'oppressione. Infatti il primo capitolo del libro è dedicato a questo, ai concetti e alla relazione tra concetti di sfruttamento e oppressione nell'evolversi della storia, per poi approcciarsi invece alla rivolta, alla liberazione, che è costruita nell'antinomia dei concetti di libertà e autonomia. E qui diciamo che si svolge poi tutto il ragionamento
tutto il ragionamento del libro, nella contrapposizione nell'indagare la contrapposizione tra questi due concetti, perché dice la libertà è la possibilità astratta che ha un uomo di compiere un'azione. L'autonomia, invece, è la sostanziazione nel presente di quella libertà, cioè la scelta di un soggetto di compiere una determinata azione, quindi la possibilità o meno di rendere reale, concreta nel presente una scelta astratta, una scelta reale ma astratta. E in questo io sottolineo un passaggio che mi ha colpito, dice sicuramente perché analizza i vari regimi di oppressione, io li indico nominativamente, il regime schiavistico, il regime servile, il regime del lavoro salariato come sistema di oppressione. Dice, certamente possiamo dire che uno schiavo o un servo della gleba fossero meno liberi di un lavoratore salariato di adesso, ma non possiamo certamente dire che il benessere di un lavoratore salariato adesso sia migliore, la qualità di vita sia migliore delle categorie che abbiamo appena accennato. È in questa ricerca dell'autonomia sostanziale che si sviluppa poi tutto il discorso della liberazione. La liberazione vista proprio, viene interpretata proprio come un processo attraverso cui l'individuo cerca materialmente di aumentare la possibilità concreta di azione. Quindi le varie lotte di liberazione che si sono succedute nella storia sono sempre state, hanno questo in comune, cioè quello di aver tentato, di aver allargato, aver tentato di allargare il novero delle autonomie dei soggetti individuali. Su questo No, concentra tutto il ragionamento e non vi dico come lo conclude perché non voglio spoilerare il finale rispetto alla possibilità concreta dell'emersione di un soggetto rivoluzionario per la liberazione nel presente e cedo la parola ad Alessandro per continuare a tentare di invogliare le persone che ci ascoltano alla lettura e all'analisi di questo libro. Cambiamo posto, direttamente. basta. Molto, molto è stato detto già Basta! Non io sì, no. com'è? C'è un qualcuno che interviene. Differenze. E sembra non aver gradito soprattutto. Esattamente. Non so. Vabbè, vai, vai. Vado avanti? Bene, diciamo che. Scusatemi, ero io con il microfono acceso e basta, era per il mio gatto che cercava di agguantare delle Ah, cose da ciao mangiare. Marina. Scusatemi tanto. Ciao, non era per voi. Allora, ma intanto appunto il libro di Ernesto Stefanti è un libro molto, molto ambizioso che diciamo ha poi in realtà secondo me, ecco, tre elementi appunto su cui si articola questa ambizione. Uno è quello di intanto sviluppare una grande sistematizzazione di una mole enorme di materiale, uscendo dalla bibliografia, è proprio la quantità e poi diciamo di materiale multidisciplinare, perché la cosa interessante è anche appunto
questa visione delle scienze sociali che mette insieme sociologia, antropologia, economia comportamentale, probabilmente psicologia della motivazione, un insieme piuttosto complesso e articolato di approcci, ecco, e con, diciamo, secondo me, per cercare poi sostanzialmente di costruire questo quadro teorico conoscitivo per rispondere poi sostanzialmente a due domande fondamentali. Una è, la prima è quella, diciamo, partendo dal presupposto che è l'individuo, l'unità di analisi di Ernesto, per poi arrivare a un ragionamento di trasformazione collettiva. Però, ecco, è l'indagine parte dall'individuo. E quindi la domanda è: che cosa induce gli individui a partecipare a delle azioni di gruppi, a delle azioni collettive? Questa è una, diciamo, una domanda di fondo di tutto questo lavoro. E poi come costruire l'uomo nuovo, diciamo, del socialismo, capace di autonomia liberatoria. Perché, appunto, come diceva prima la Presidente, il tema è quello della contrapposizione, dell'antinomia, diciamo, tra libertà e autonomia, e appunto il libro di Ernesto è incentrato su capire quali sono i meccanismi appunto sociali, psicologici, partendo dall'individuo, per cui si può parlare effettivamente di un'autonomia, di un soggetto individuale che prende decisioni in maniera cosciente, consapevole, senza, diciamo, condizionamenti, ecco, perché il tema della libertà è anche legato al fatto che diciamo, uno è all'interno di un discorso di libertà è condizionato dalla condizione storica, culturale, sociale, economica, no? Nelle sue scelte. Quindi in realtà sì, si è liberi di fare queste scelte in questi termini, ma se non si fanno scelte appunto critiche, consapevoli, coscienti, si è comunque soggetti a dei condizionamenti. Tutto questo viene fatto all'interno di un testo appunto corposo, dicevamo 435 pagine. Ecco, e c'è una passione che io definirei quasi bulimica da questo punto di vista per le definizioni di concetti e delle loro distinzioni, perché poi ogni concetto ha delle sue sotto distinzioni, cioè, quindi tutta un'analisi, diciamo, dell'evoluzione del corso della storia anche di questi concetti, per cui, voglio dire, il concetto di libertà si parte da, mi sembra, Coluccio Salutati e si arriva fino a Fonaio, cioè, no, passando per, e quindi poi per ognuno si fa un ragionamento articolato e critico. E diciamo, questo però diciamo, ragiona appunto su quelli che sono in sociologia vengono definiti molto gli ideatipi o i dispositivi, no? Quindi c'è un po' questa enfasi che è molto utile per tanti aspetti, perché in effetti avere a disposizione, diciamo, una serie di definizioni che si poggiano su tutta una letteratura, quindi non è che sono inventate, partono dalla conoscenza molto, molto pronunciata, no? di tutta la letteratura, e quindi, diciamo, ecco, da questo punto di vista è una miniera d'oro, ecco, se uno è interessato anche soprattutto a chiarirsi alcuni concetti fondamentali. E poi, appunto, però, ecco, l'obiettivo è quello di usarli come dei concetti che devono contribuire diciamo, alla conoscenza, e quindi sono degli strumenti euristici. Ecco, da questo punto di vista c'è una grandissima passione da parte di Ernesto per le teorie, le ricerche, i meccanismi sociali. Penso, ovviamente, diciamo, stiamo parlando di un campo dove
diciamo, che si definisce di per sé come di una scelta di campo, che è quella marxista, no? Ecco, però, per esempio, la cosa molto interessante, almeno per me, è quella che, diciamo, ai concetti, come dire, di liberazione legati al marxismo o anche appunto l'oppressione, lo sfruttamento, eccetera, Ernesto ha fatto un lavoro molto significativo, secondo me, sulla critica femminista, e quindi c'è tutto il ragionamento diciamo degli aspetti legati, per esempio, alla relazionalità, al prendersi cura, e così via, che tutta la letteratura femminista degli ultimi 30 anni, 40 anni, diciamo, ha dato un contributo notevole anche da un punto di vista proprio del paradigma del conoscitivo, dello sguardo, dell'approccio teorico e anche delle analisi. Ecco, poi c'è appunto questo aspetto anche l'interesse sulla psicologia, legato molto alla psicologia della motivazione. E credo che anche questo sia importante, e credo che forse proviene dal fatto che Ernesto, comunque, almeno io l'ho conosciuto così quando ero ragazzino, facevo la mia tesi di dottorato negli Stati Uniti, ecco, era un economista che all'epoca io i suoi articoli li leggevo sulle onde lunghe di Kondratiev negli anni '80, ecco, però ecco, diciamo, questo discorso sulla psicologia della motivazione forse viene da tutta questa enorme letteratura della microeconomia, dell'economia comportamentale, su cui poi tra l'altro si discute un po' negli ultimi tempi, no? Sappiamo che ci sono anche, c'è stato un po' di polemiche, un po' di critiche, però è molto interessante anche questo. Io credo che da un punto di vista generale il libro è, poi dopo magari cerco di andare velocemente su alcune dei passaggi, ecco, però questo ci tenevo a dirlo. Io credo che il libro, da questo punto di vista, mette in luce l'enorme lavoro da fare per, diciamo, per perseguire l'obiettivo, possiamo ancora dire, della rivoluzione, o comunque per costruire l'uomo nuovo del socialismo che sia capace di un'autonomia liberatoria. Qui c'è da ragionare su che tipo di formazione ci vuole anche per la leadership, per chi fa l'attivista, no? Rispetto agli strumenti che deve possedere e governare, perché qui è più complicato, diciamo, siamo insomma una versione molto sofisticata rispetto cioè ci sono tutti queste conoscenze, queste competenze, queste dimensioni che, ecco, nella logica di cercare di comprendere che cos'è che attiva, no? Rispetto a quella che Ernesto chiama l'adattamento infelice, cioè la condizione in cui noi tutti i giorni praticamente partecipiamo culturalmente, no? Andiamo a lavorare, abbiamo forme di condivisione, però poi in realtà siamo depressi, siamo scontenti, eccetera. Ecco, però questo non è sufficiente, no? Cioè, siamo tutti magari depressi e scontenti, però poi non scatta il meccanismo dell'attivazione. Ecco, quindi è questo proprio il tema su cui Ernesto è interessato a cercare di scandagliare, soprattutto nel ragionamento rispetto all'autonomia, e quindi poi come si passa da una dimensione di adattamento infelice a quello che lui chiama il movimento di liberazione. Volevo dire appunto questo, che c'è questo enorme patrimonio che sta dentro questo libro, che credo che sia molto importante per comprendere, per capire appunto come innestare i processi di cambiamento a livello individuale e quindi poi anche collettivo. Bisogna appunto indagare i meccanismi psicologici, culturali, politici che inducono appunto gli individui a superare l'adattamento ai valori tradizionali, cioè appunto questo del discorso dell'adattamento infelice, e ad agire autonomamente con decisioni che mirano ad espandere i propri insiemi di opportunità. Perché, per esempio, uno dei temi è quello
fatto rispetto anche alla libertà e all'autonomia, ma in particolare alla libertà, è che la libertà ragiona molto sugli insiemi di opportunità. Ecco, però bisogna, poi ci sono tanti altri temi, cioè, appunto, lo citava anche prima, è il tema del benessere, per esempio, ecco, che è un tema che richiede anche qui un'analisi storica puntuale, perché è in continua evoluzione. La definizione di benessere è una evoluzione, diciamo, come dire, situata storicamente, perché riguarda poi più genericamente l'innovazione tecnologica, il cambiamento dei consumi, poi sostanzialmente. Quindi il cellulare noi 20 anni fa non ce lo ponevamo come problema, oggi senza quello non riusciamo più a vivere, no? Ecco, quindi quello diventa, per esempio, un elemento di benessere. Se non sai il cellulare, sei escluso da tutta una serie di circuiti. Quindi, ecco, ora, la cosa, poi dopo io ci avrei anche qualche elemento critico, poi se riesco adesso, cercando di andare veloce. Ecco, il libro è strutturato appunto in quattro parti, no? C'è una prima parte che viene definita i fatti, e quindi appunto, i regimi di oppressione. E qui ovviamente il tema di Ernesto è quello che tutta la storia, lui la dice molto chiaramente, dice la storia è una successione di regimi di oppressione, quindi poi sostanzialmente, diciamo, basati, incentrati sul tema della classe e sul tema del genere. Credo che siano questi poi i due cardini, e un susseguirsi di tutte le oppressioni e liberazioni, cioè nel senso che la storia, lui ha una visione ottimistica, diciamo, come dire, che potrebbe quasi prefigurare, diciamo, come dire, che uno per forza si debba quasi liberare alla fine, no? Cioè, alla fine della storia ci sarà la liberazione, ammesso che ci arriviamo vivi, diciamo, ecco. Però invece no, ecco, perché poi dice ci sono cicli, ci sono arretramenti, ci sono avanzamenti, ci sono situazioni piuttosto contraddittorie, ecco, nel tempo. Comunque, diciamo, la seconda parte, diciamo, invece è quella sui concetti. Ecco, qui il tema è questa antinomia tra libertà e autonomia, che io mi concentrerei fondamentalmente su l'autonomia, anche se, per esempio, tra le definizioni che tra gli autori, gli storici, eccetera, che le definizioni che loro hanno dato, per esempio Ernesto mette in risalto quella data da Berlin, Isaiah Berlin, dove si parla di libertà negativa e positiva. Questo è un elemento importante rispetto al tema dell'autonomia, credo, dopo, perché praticamente dice un individuo è libero se può effettuare scelte senza subire interferenza da parte di altre persone. Ecco, diciamo, rispetto all'autonomia, rispetto al tema, diciamo, dell'autonomia, adesso ho girato la pagina, ecco, sto di qua, appunti, l'autonomia, ecco, la condizione è una condizione di un individuo che prende una decisione volontariamente, consapevolmente. Un soggetto è autonomo in una certa attività se non deve sottostare al potere di altri soggetti e non è costretto a subire il condizionamento di ordinamenti culturali, sociali o politici non accettati della sua volontà e della sua coscienza, cosicché solo lui è l'autore delle proprie azioni. Questo è un po' il cuore della questione. Il tema è che, appunto, siccome invece generalmente noi lavoriamo, ragioniamo anche dal punto di vista del dibattito collettivo più sul tema della libertà che sul tema dell'autonomia, no? Cioè, ci sono le canzoni, ci sono le storie, cioè, diciamo, dove il tema della libertà è prevalente. Però invece questo tema, andare oltre la libertà e ragionare su questa dimensione dell'autonomia, credo che sia molto importante e molto interessante come elemento di lavoro. Da qui, ovviamente, Ernesto fa tutto il ragionamento rispetto al pensiero liberale, al pensiero radicale, e
Poi anche rispetto a, appunto, come dicevo prima, questo interesse per la ricerca fatta nell'ambito della psicologia, e qui emerge tutta questa parte anche legata al tema delle emozioni, dei desideri, cioè dell'aspetto, diciamo, che poi è più soggettivo, anche se, ecco, questo poi è un aspetto fondamentale. Tutto il libro di Ernesto è una battaglia contro il soggettivismo, e diciamo, lui vorrebbe arrivare addirittura alla misurabilità, no? Ecco, della libertà piuttosto che dell'autonomia. Quindi, però, ecco, riconosce che evidentemente c'è questo aspetto rispetto all'autonomia, dove, appunto, siccome ragioniamo sull'individuo che deve fare delle scelte, ecco, e deve quindi fare un lavoro psicologico, culturale, di autonomizzazione rispetto anche a tutto quello che è intorno. Allora, qui la cosa, la terza parte è quella sulle azioni, dove si parla appunto dell'adattamento infelice e del movimento di liberazione. L'adattamento infelice è praticamente la discussione della nostra vita normale, quotidiana, dei nostri tempi, diciamo, no? Ecco, infatti dice partecipare ad azioni collettive ordinarie, no? Cioè, quindi, comunque la società funziona, ecco, non è che va in linea con il funzionamento del sistema sociale e politico. Gli individui devono percepire la società come fonte di soddisfazione o come oggetto di amore, addirittura, no? Ecco, però poi ovviamente ci sono varie gradazioni e varie situazioni. E nella sostanza c'è su questa parte, io adesso posso soltanto fare un rapido cenno, ma ecco, Ernesto ci va giù pesante, no? Perché fa tutta l'analisi rispetto ai temi dell'estraniazione e alienazione, lo scontento, quello che lui chiama endemonico, cioè sostanzialmente eudemonico, tra in cui nella sostanza la condizione è quella del lavoratore salariato o della donna oppressa, ecco, e qui ci sono tutti i meccanismi, lui li descrive bene, per cui poi la società riesce comunque a fare sì che l'individuo, nonostante che appunto possa essere in una condizione di anche di estraniazione e alienazione o di stati d'animo come quelli di frustrazione, eccetera, ecco, ci sono dei meccanismi che consentono che comunque diciamo rimane conforme, sì, diciamo è una condizione di conformismo, bene o male, e cioè, da un lato c'è il ruolo della paura, no? Perché poi comunque viviamo dentro un sistema che ha delle sanzioni, per cui se uno fa delle cose, dalle sanzioni legali ad altre forme, e quindi questo è certamente un potente mezzo. Ma c'è poi tutto il tema della gestione della estraniazione e del risentimento, no? Allora, il tema qui diventa l'idealizzazione, l'internalizzazione, cioè l'integrazione, l'identificazione, l'introiezione, la sublimazione, il vitalismo, la focalizzazione, la razionalizzazione, lo spostamento, per esempio l'uso del capo espiatorio, che è una cosa molto semplice, che vediamo noi adesso quotidianamente, dal migrante al povero, a comunque delle figure che sostanzialmente, no, servono. Questa parte qui è spesso usata dalla destra, no? Cioè l'internalizzazione, la razionalizzazione, lo spostamento sono fondamentali nella formulazione di ideologie reazionarie, no? Il fascismo, l'antisemitismo, il razzismo. E queste però creano coesione, no? Almeno in parte. Poi certo spezzano anche le società in campi diversi, no? Però possono essere strumentalizzate. Ci sono degli imprenditori che sono specializzati nel cavalcare e nell'utilizzare questi meccanismi. Ci sono poi quelli che lui chiama i meccanismi ostruttivi, ecco, la rimozione, l'isolamento, la compartimentalizzazione, la resistenza passiva, lo scontento latente.
tutto questo, però, ecco, per poi cosa succede? Ecco, quindi noi viviamo, diciamo, questa situazione. Poi abbiamo, per esempio, anche degli appagamenti positivi, cioè, non so, per dire, il consumismo, consumare è una roba che in qualche misura nel tempo libero, ecco, uno può serve, diciamo, anche a ricreare un contesto, diciamo, come dire, tra virgolette, di appagamento, no? Però, diciamo, quello che rimane è che, diciamo, anche se ci sono questi aspetti di cosiddetta positività compensatoria, c'è questo stato di fondo, come dire, che oggi in particolare forse viviamo più che in altri momenti storici, di sostanzialmente di scontento, di depressione, di mancanza di anche di, come dire, di attivazione individuale rispetto anche non solo alla politica, alla vita civile, ma diciamo a qualcosa che vada oltre la propria dimensione della stretta della famiglia e del proprio, no, del proprio nucleo. Ecco, ora diciamo, ecco, il movimento di liberazione. Ernesto dice: gli oppressi erano di ribellarsi perché hanno assimilato i valori della cooperazione sociale, quindi le norme e le consuetudini preposte per il buon funzionamento della società, per assicurare la stabilità dell'ordine costituito. Sono intrinsecamente conservatrici, prevedono sanzioni legali, appunto psicologiche o morali, e morali. Però, ecco, ci sono dei meccanismi psicologici che portano alla presa di coscienza della frustrazione latente. Appunto, se noi siamo frustrati, ecco, però bisogna poi avere dei meccanismi, delle forme, ecco, su cui si può, ecco, politicamente volendo intervenire, si può poi utilizzarli anche, come dire, per promuovere, no? Ecco. In questo senso Screpanti vuole arrivare a spiegare l'insieme dei processi psichici e sociali che possono spingere l'individuo alla conversione, quindi a uscire da questo stato, diciamo, catatonico, come dire, quotidiano, ecco, entrare in uno stato di attivismo. Di attivismo legato al fatto che è finalizzato poi a cercare di cambiare il mondo. Ecco, si parte, e qui si parte dalla depressione. Allora uno dice, vabbè, la depressione è una cosa terrificante, no? Ecco, però invece se non c'è la depressione, la depressione insieme con la rabbia, non se ne esce da questa situazione. È un meccanismo fondamentale, che viene vista come, da questo punto di vista, un'esperienza che lui chiama di flusso, ecco, il flusso sociale. Il flusso sociale è un po' quella come, quando ho letto questa cosa mi viene in mente Alberoni, lo stato nascente, l'innamoramento, no? Cioè, tutta una marea dei libri degli anni 70, 80, eccetera, no? Che è questa condizione in cui praticamente uno si rimane, viene, diciamo, che non è la condizione normale, ma una condizione di eccitazione da un certo punto di vista, no? Ecco, e quindi che attiva forti esperienze emotive e ampie elaborazioni collettive della conoscenza. Qui il riferimento poi è quello all'intelligenza collettiva. La depressione, la oppressione sociale, modello frustrazione, aggressione, porta a strategie di riparazione dalla frustrazione alla presa di coscienza, lavoro di svelamento, e quindi cercare di uscire da una situazione di depressione che dà il senso solo dell'impotenza. Ecco, qui le strategie di liberazione, l'aumento dell'eccitazione e riduzione della paura, aumento della rabbia, perché poi c'è un problema, appunto, che bisogna comunque generare o superare una certa soglia all'interno del quale l'individuo poi è disposto a muoversi e anche a rischiare, perché appunto poi le sanzioni legali ci sono ancora, cioè, quindi rischi la galera, diciamo, no? Molto semplicemente. Però è appunto anche un discorso di attivazione della componente cognitiva, in termini anche di socievolezza, di benevolenza, un processo di risocializzazione che si mette in moto,
la distruzione della gerarchia che lui chiama degli io multipli, perché appunto il tema è lì, riprende il concetto di Hannah Arendt, dove c'è come si dice, la banalità del male, no? Dove c'è il nazista che giorno durante le ore di lavoro stermina, diciamo, gli ebrei o chiunque, e poi va a casa la sera e fa il buon padre di famiglia, no? E riesce comunque a gestirsi questa doppia vita, no? Ecco, ognuno di noi, dentro di noi, forse ha più io, e quindi deve cercare anche di, come dire, di fare delle scelte in termini di dire quali sono le priorità su cui vuole effettivamente stare. E qui poi c'è tutto il tema sui beni sociali, magari poi ne parlerà Franco Russo dopo, se fa un intervento, perché mi sembrava che lui avesse particolarmente a cuore questo tema. E qui dico solo che ci sono quelli che sono, diciamo, non sono soggetti, secondo Ernesto, a essere esclusi, quindi non escludibilità, e qui parliamo, possono essere in realtà quasi tutti, ma poi dopo i beni comuni, i beni pubblici, i beni meritori, che poi sono quelli, sono quelli legati soprattutto ai temi come la salute e l'istruzione, non solo, ma anche la cultura. Però poi anche alcuni di questi, come diciamo, ci sono poi invece i beni che sono esclusi, diciamo, e quindi sono privatizzati, quindi c'è il tema della proprietà privata, e poi che possono essere anche sottratti, perché anche i beni pubblici, insomma, nel ragionamento, e i beni comuni possono essere privatizzati, appropriati, e quindi, diciamo, la situazione è, come dire, un tema piuttosto articolato. Ecco, ecco, il tema del flusso sociale, vi dicevo prima, l'interazione sociale con il passaggio dalla predisposizione all'azione, e quindi l'esperienza di flusso, la percezione della presenza di una sfida, di possedere competenze, quindi autostima e autoefficacia, costante e pronto feedback, deve esserci autonomia decisionale, quindi la creazione di un gruppo, il flusso di gruppo, di fusione, qui un tema che viene, lui riprende da Sartre, la riduzione della paura e il rischio della sanzione, economica, assistenziale, intelligenza collettiva, come coscienza di gruppo, i bisogni eudomonici, cioè l'allargamento dell'insieme di opportunità, la produzione culturale, l'apertura, uguaglianza e condivisione. Ma e qui, diciamo, poi sono cose che lui riprende via via nel libro, anche per esempio tutto il tema della democrazia, e qui già per esempio in questa parte ne parla, però poi ci ritorna successivamente, ecco, perché il libro è fatto anche, diciamo, da questo punto di vista, per successiva approssimazione, diciamo, no? Perché ci sono delle definizioni, magari in una forma sono più generali, però poi diventano sempre più puntuali rispetto all'evoluzione del libro, in particolare poi arrivando all'ultima parte, che è quella di libertaria, ecco, quindi c'è appunto la discussione sulla vera democrazia da una parte e sul lavoro libero e associato, che sono poi, è un po' un modo per dare, come dire, il quadro rispetto a dove si vuole arrivare, e oltre che come ci si vuole arrivare. Ma qui, allora, velocemente, la vera democrazia, appunto, si parte da questo discorso dell'autonomia politica di un soggetto, quindi la partecipazione volontaria e consapevole alle decisioni collettive. Condizioni formali, e quindi ci sono, qui fa tutto un ragionamento rispetto ai principi di equità e decisività,
il tema della regola della maggioranza, il proporzionalismo, cioè le varie forme in cui la democrazia si può articolare, quindi la partecipazione diretta, quindi il referendum, le assemblee pubbliche, e indirette, eccetera. Allora, il punto è che, e qui c'è poi tutto il ragionamento anche su come sono articolati i vari modelli di rappresentanza politica, ad esempio parla del modello di James Madison, che è quello del rappresentante come delegato portavoce, rispetto a quello del pensatore un po' più reazionario, che era Edward Burke, in cui il rappresentante è un fiduciario autonomo, e così via. Questo tutto per delineare poi il quadro, perché quando lui arriva più avanti deve ragionare su come si articola il sistema politico all'interno di Libertalia, no? E quindi il tema della democrazia come viene poi strutturato e articolato anche in contrapposizione rispetto a tutti questi altri ragionamenti che ci sono all'interno della discussione pubblica e della letteratura. Ecco, adesso molto brevemente descrivendo quali sono, diciamo, i punti su cui arrivare. Ecco, qui il tema è quello fermo restando che il tema è quello del comunismo, ecco, però qui ragioniamo su un tema di lavoro libero e associato, cioè nel senso dove l'aspetto della cooperazione e quindi dell'impresa cooperativa, chiamiamola così, ecco, diventa l'elemento strutturante anche e soprattutto dal punto di vista economico. Ecco, quindi il tema è quello dell'abolizione della proprietà privata, almeno come l'abbiamo intesa fino adesso. Ecco, arrivare a un tema di reddito distribuito in base al lavoro erogato, quindi nella logica del ognuno anche in accordo rispetto alle sue capacità e ai suoi bisogni, e quindi c'è appunto questa preferenza per un sistema cooperativo, di impresa cooperativa, però con mercato. Quindi questa è una cosa molto interessante, credo, nel senso, lui dice, perché il mercato comunque fa un uso efficiente delle informazioni e delle innovazioni, no? Quindi c'è una logica di stimolo, fermo restando che però c'è una regolazione dello Stato piuttosto pesante, ecco, quindi la regolazione della produzione secondo un piano nazionale, quindi una pianificazione indicativa e negoziata, con politiche industriali, territoriali, sociali, fiscali, monetarie e di management macroeconomico. Ecco, il tema della distribuzione, qui è un tema fondamentale rispetto ai diritti sociali, che di solito vengono sempre sacrificati anche rispetto ai diritti civili, perché sono quelli che bisogna pagare, ci vogliono le risorse. Ecco, quindi tutte le volte ci dicono, ah no, però non abbiamo i soldi, e quindi ce l'ha detta l'Europa o quello che è. Ecco, e qui abbiamo il tema della salute, dell'istruzione, della cultura, della previdenza sociale, della sicurezza, della vita dignitosa, del sano rapporto con la natura. Questo è forse un aspetto su cui io inviterei, per esempio, questo aspetto della dimensione ambientale, della crisi legata al surriscaldamento, che ci dice che forse tra 40-50 anni siamo estinti. Pregherei Ernesto di farci una maggiore riflessione rispetto anche a questo quadro, perché poi lui richiama, appunto, lui dice costruire un sano rapporto con la natura, però ecco, come questo aspetto della crisi ambientale poi rientra dentro questo ragionamento anche teorico, no, rispetto a, proprio nel modo di riorganizzare poi il sistema, credo che su questo forse c'è bisogno di un po' da parte di tutti, perché voglio dire, nessuno c'ha la ricetta, però è un lavoro che dobbiamo fare come gruppo, diciamo. Ecco, il tema appunto dell'autogestione, della democrazia dei produttori cooperativi, il salario sociale e anche gli stessi dividendi. Ecco, quindi poi su questo resto, siccome il tema è quello di utilizzare tutte le strumentazioni, quindi si ragiona pure sul job
characteristics, il job design, cioè ci sono tutte quelle forme che oggi potrebbero rendere il lavoro, come dire, una roba che non sia solo appunto sfruttamento, alienazione e depressione. Qui lo Stato, appunto, cioè il tema, ci sono tanti temi, insomma, c'è il tema di come organizzare, per esempio, la finanza, e qui, anche qui il tema è perché noi abbiamo oggi abbiamo i capitalisti, le banche, i fondi di pensione, i fondi di investimento, il TFR, eccetera. Il resto ragiona su un banco op, cioè che ragiona sul credito, un fondi coop che ragiona sul tema dell'investimento, perché giustamente, siccome abbiamo le cooperative hanno bisogno di essere finanziate, hanno bisogno di fare investimenti, hanno bisogno di ragionare sull'innovazione. E poi una Lega Coop che dovrebbe lavorare sull'assistenza tecnica. Quindi diciamo c'è tutta una strumentazione, poi a questi poi verrebbero aggiunti un fondo pensione federale gestito dal Ministero del Lavoro per la previdenza obbligatoria integrativa. E ecco, lo Stato e il mercato, no? Lo Stato interviene per ridurre i grandi monopoli di tutte le imprese, quindi sostanzialmente Ernesto dice qua è più del 30% del mercato. Poi qui è un problema perché è la dimensione nazionale, è la dimensione europea, è la dimensione globale, il 30% che vuol dire, no, ecco, poi c'è questo piccolo particolare, però diciamo la proibizione di cartelli, i famosi interlocking directorates, che sono quelle cose per cui alla fine ci si mette nei consigli di amministrazione reciprocamente, no? Oltre che con partecipazioni incrociate, le associazioni di imprese, di professionisti che funzionano come lobby e così via. Ecco, qui lui dice sostanzialmente che ci deve essere anche un'impresa pubblica che deve essere competitiva, cioè perché questo serve a costringere le imprese private, poi anche le stesse cooperative, a praticare prezzi bassi, cioè avere un profitto normale, non degli extra profitti, come abbiamo visto anche negli ultimi tempi. E poi anche per fare i famosi investimenti nella ricerca. Noi sappiamo perfettamente, l'abbiamo visto col Covid, che se non c'erano i soldi pubblici, no? I vaccini potevamo ancora adesso aspettarli. No. Sull'aspetto dei farmaci, lui è perentorio, dice no, quello è un settore pubblico, la ricerca deve essere pubblica, la produzione, l'impresa statale, eccetera. Quindi diciamo un socialismo di mercato, che adesso in questi tempi c'è il caso cinese, no? C'è il socialismo con caratteristiche cinesi, no? Dove c'hai imprese statali, come una volta c'eravamo anche noi, gli anni 50 e 60, no? C'eravamo l'IRI, c'eravamo l'Ira di Dio, cioè le banche erano tutte pubbliche, no? E dopodiché i cinesi oggi ancora. Molto del sistema finanziario è sostanzialmente di controllo pubblico, ecco, per dire. Quindi diciamoci modelli che noi adesso magari ci siamo anche un po' dimenticati, ma li abbiamo vissuti fino all'altro giorno, diciamo, anche da noi. No, quindi non è impossibile ragionare su una possibilità di questo genere. Ecco, eliminare, ma adesso vedrai che cambieranno molto orientamento, perché se devono competere con la Cina bisogna adattarsi al loro modello, perché se no non ce la fai. La concorrenza di mercato stimola l'innovazione, decentramento in unità produttive autonome, consente una buona gestione delle informazioni microeconomiche. Informazioni macroeconomiche invece appunto sempre un ruolo pubblico da questo punto di vista, perché bisogna ridurre le incertezze, le decisioni di investimento, la carenza di informazioni sulle esternalità prodotte dalle decisioni di investimento e di consumo, una pianificazione indicativa, negoziata, ma che può essere in alcuni settori anche imperativa, oppure paternalisti come ritorno. E poi diciamo il tema è quello di a ciascuno secondo i suoi bisogni, e quindi qui il tema diventa quello dei beni comuni, della comunizzazione, beni pubblici, beni di merito, cioè i diritti sociali, tassazione progressiva dei redditi,
comunismo distributivo edonico e non può più essere applicato a tutti i beni, cioè il tema è, ma ai beni sociali sì, ma i beni materiali magari è, no, cioè, non è che dobbiamo, tutti devono avere tutto, ma invece il tema è quello di difendere assolutamente i beni sociali, ispirato alla fratellanza. Bisogna definiti culturalmente, socialmente, in ogni contesto storico, in relazione alla crescita delle forze produttive, quindi la scarsità dei beni in un pianeta finito. E qui c'è questo tema di ritorno, su cui però io credo che Ernesto, forse diciamo nel prossimo sforzo intellettuale che farà, insomma, credo che ci lavorerà un po'. Ecco, qui poi c'è tutto il tema, per finire, della cultura come bene sociale, come diritto di prestazione, quindi lo Stato, i beni pubblici, il Creative Commons, i beni di club, adesso qui non ho articolato, ma lui c'ha tutto un ragionamento su cosa è un club, il bene comune. Beh, comune. Ma devono leggere lì. Sì, no, no, basta. Non è finito. Gli dici tutto, poi gli fai passare la voglia di leggere. No, ho finito, dicendo soltanto che appunto poi si chiude con il reddito di cittadinanza a chi non lavora, ma lo Stato persegue una politica di piena occupazione. L'utilizzo del progresso tecnico è per ridurre il tempo e l'orario di lavoro più che per aumentare la produttività. Sarebbe tempo, Keynes lo diceva tempo fa, diciamo, lo fa. No? Ecco, però noi non riusciamo a ridurre questo orario del lavoro. Se no facciamo troppo del nome per fare, per lei. Almeno sia informale. Allora, facciamo il passaggio con... Ecco, facciamolo guardare un poco questo libro. Grazie Alessandro, grazie. È stato veramente un intervento, non ha raccontato tutto, quindi il libro ve lo dovete leggere. Solo la punta dell'iceberg. Non spaventato. Esatto, allora io nel passare la parola a Ernesto, mi piaceva però... un attimo sottolineare due punti. La questione che cosa che facciamo cosa... intervenire sì poi dopo fra... ok sì allora facciamo dopo vieni io sì voglio solo con... visto che io sono la presidente posso parlare quando voglio, parlo sempre e mo parlo per altri due minuti perché mi piace riprendere questa questione che lui ha accennato della depressione come metro, come vero metro del nostro presente, che è una cosa che è richiamata anche, a me è ricordato molto, in determinati accenni, soprattutto quando parla dei dispositivi psicologici che guidano l'azione, Mark Fisher, Lacan stesso. E poi, quando io dicevo che questo libro deve essere un mezzo per interpretare il presente, se noi ci ragioniamo un attimo, è intorno al concetto e alla sostanza di autonomia che si stanno combattendo in questo momento le guerre, che si stanno riorganizzando gli stati a livello internazionale, perché quello che lamentano i paesi in via di sviluppo, compreso la Cina attraverso i BRICS eccetera eccetera, è proprio questo, alla enunciazione del diritto di autodeterminazione, quindi all'enunciazione astratta del principio di libertà, la contrapposizione di un'autonomia limitata dal punto di vista del governo interno e delle relazioni internazionali, dei modelli di sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi una determinazione dal punto di vista sostanziale, che quindi anche l'autonomia degli stati. È vero, noi non ne parliamo. Noi in Italia, nei paesi occidentali, non facciamo mai la distinzione tra libertà e autonomia, perché noi non siamo autonomi, abbiamo una libertà che è puramente astratta, che ci vendono come democrazia, ma anche la questione dei gradi di democrazia è una teoria che viene sviluppata e portata avanti in questo momento da pensatori cubani come Attilio Boron, anche il portoghese da Sosa, che parlano dei quattro gradi della democrazia, e il grado zero della democrazia è la democrazia elettorale, quella che ci propinano a noi come democrazia assoluta, mentre l'ultimo grado, quella della democrazia sostanziale perfetta,
protagonista è il raggiungimento della democrazia economica, perché come diceva Ernesto, anche raccontando la questione che ha accennato Alessandro del ruolo dello Stato nel governo del mercato, affinché esista una democrazia sostanziale c'è bisogno di uno Stato forte per poter effettivamente aumentare a tutti il novero delle opportunità con cui confrontarsi. Passo adesso il palco, il microfono e la videocamera a Franco Russo. Eccolo. C'è qualcun altro? Sì, ma mo si mettono in coda, vedi, si stanno già organizzando. Sei molto bravo, complimenti. E dunque anch'io faccio innanzitutto i complimenti a Ernesto, perché se ricordo bene un titolo di Schackel, Gli anni dell'alta teoria, e secondo me non è un, diciamo, flatterie, è un complimento appunto formale, perché il libro di Ernesto secondo me ci riporta a problemi, a questioni, soprattutto per noi di sinistra, che vorremmo ripensare appunto una critica al capitalismo e contemporaneamente offrire un'alternativa, ci riporta a problemi abbastanza grandi. Tant'è vero che, soprattutto nella prima parte della relazione di Alessandro Tassellati, quando Alessandro appunto ha richiamato più volte i problemi appunto dei sentimenti, delle comportamenti, predisposizioni, in verità il libro di Ernesto Screpanti ci riporta appunto agli anni dell'alta teoria, secondo me ci riporta direttamente al Settecento. Nel senso, ovviamente non perché sia d'accordo con le conclusioni e le tesi che portavano avanti Hume e Smith, ma perché appunto anche allora, appunto gli anni in cui nasce la teoria poi economica, lo sforzo che fa per esempio Smith è quello di esaminare quali sono le condizioni comportamentali, diciamo le consuetudini, le abitudini, appunto i sentimenti che consentono di costruire una società, costruire e gestire, mandare avanti la società capitalista. Come tutti noi sappiamo, Smith ha due grandi pubblicazioni, la teoria dei sentimenti morali, questo per voi tutti sono cose banali, ma insomma, dei sentimenti morali e la ricchezza delle nazioni. E a volte si è detto per decenni che i due testi erano in contrapposizione, in verità, a mio avviso, non sono in contrapposizione, ma appunto Smith definisce il sentimento della simpatia come la condizione necessaria per poter vivere in una grande società. Intendo per grande società una società in cui non è face to face, faccia su faccia, non è appunto una piccola comunità, ma invece la grande società, proprio anche in termini quantitativi, cioè persone che si incontrano e non si conoscono. Questo è un tema su cui io vorrei richiamare l'attenzione, che poi invece mi soffermerò fondamentalmente su questo, credo della grande società. Cioè il problema della grande società è appunto come fa a funzionare una società in cui ci si rapporta e non ci si rapporta, no? Quella che Kant chiamava la socievole intocevolezza. Ecco, Smith si pone questo problema, cioè come fa a funzionare una grande società in cui le persone non si conoscono, non si amano, ma hanno però simpatia l'un per l'altro e quindi consentono di mandare avanti gli scambi del mercato. Quindi, secondo me, questo libro di Ernesto si situa insomma a un livello notevole, e anche per noi, diciamo, di sinistra, si situa, solleva dei problemi che secondo me meritano molta attenzione, anche discussione e approfondimento. Io purtroppo non toccherò la questione dei beni sociali, e anche se sono molto interessato, perché facendo parte dei comitati contro l'autonomia differenziata con la Marina Boscaino, con Loretta Mussi, la questione dei LEP, quindi dei diritti sociali, ci interessa moltissimo, così come anche la definizione che Ernesto dà dei beni sociali legati a decisioni politiche. Così come non toccherò i temi che Alessandro ha esposto con molta ricchezza, cioè i temi della pianificazione, della critica alla pianificazione e della
sostituzione della pianificazione con delle forme di socialismo di mercato. Dico subito che su questa definizione avrei molte perplessità, però invece tocco un elemento positivo, perché Ernesto è abbastanza trasgressivo nelle sue posizioni teoriche da rivalutare anche Hayek. E non a caso prima facevo riferimento alla grande società, perché anche Hayek ha questo problema. Perché dice, come fa una società appunto di milioni e milioni di persone a mandare avanti la produzione senza connessioni appunto personali, ma attraverso lo scambio. E quindi, dice Ernesto, non bisogna avere paura della conquista fatta da Hayek in termini di interpretazione della realtà capitalistica, in termini di conoscenza. Cioè il mercato è quello che consente a persone distinte e indifferenti l'una all'altro di socializzare la conoscenza attraverso i prezzi, eccetera. Però il tema della grande società quindi ritorna e lo riprendo alla fine. Io penso però, Ernesto, con molta sincerità, che il tuo sforzo analitico è anche, diciamo così, molto sovversivo rispetto all'ideologia che ci hanno tramandato, e cioè per esempio l'esaltazione della libertà, non dico a scapito dell'uguaglianza, ma questo lo diceva bene sia la Presidente che Alessandro, ma insomma invece in termini che io direi di come li ha definiti Amartya Sen, cioè l'uguaglianza in funzione della libertà, cioè l'uguaglianza consente appunto gli spazi di autonomia, gli spazi di decisione. Quindi da questo punto di vista Ernesto rompe, diciamo, con una serie di schemi. Vorrei dire appunto che Ernesto è spinto da una concezione libertaria appunto dell'organizzazione sociale, però a mio avviso è uno sforzo che è ancora parziale. Quindi io mi aspetto, ovviamente sollecitato dalla discussione di oggi e anche spero dal mio intervento, che Ernesto continui o perlomeno mi convinca invece che io ho torto e lui ha ragione. Come introduco questo discorso appunto sui limiti, secondo me, che Ernesto ancora mostra nella costruzione di una, cioè, di una cultura alternativa a quella borghese capitalista? Ernesto fa un'affermazione che io condivido in pieno, cioè dire di evitare di prendere posizione su una sorta di antropologia filosofica, cioè che cos'è l'uomo. Perché appunto dice l'essere umano è frutto dell'evoluzione, quindi non c'è da definirlo in positivo, perché appunto è attraverso i processi storici che l'essere umano si consolida. Io personalmente sono d'accordo con questa, cioè trovo giusta questa posizione, trovo giusto l'accentuazione che metteva Alessandra alla fine, cioè comunque bisogna sempre tener conto delle conquiste di Darwin sull'essere umano, cioè l'essere umano è un essere naturale che è parte della natura, quindi non abbattere tutti i miti appunto del dominio dell'essere umano sulla natura. Però io penso anche che l'approccio che aveva Hume e Kant nella definizione delle istituzioni sia un approccio che a noi può essere ancora utile, nel senso che senza sposare appunto ideologie pessimistiche sull'essere umano, l'essere umano è, come diceva già Pico della Mirandola, è angelo e demonio, l'importante è che il punto di vista pessimistico, cioè Hume diceva l'uomo è un Enei, cioè è un essere cattivo, oppure quel che diceva Kant, che l'essere umano è un legno storto, a che cosa serviva? Serviva appunto a dire che sono poi le istituzioni che devono correggere l'essere umano. E quindi, primo problema, possiamo pensare a un uomo nuovo? Cioè noi abbiamo questa idea che la società socialista modellerà l'uomo. Ecco, io penso che questa sia una prima idea invece da abbandonare. Non solo perché era anche un'idea absit in una verbis, anche fascista e nazista. Quindi bisogna stare molto attenti quando ci sono le categorie.
e pulire molto il linguaggio. Io non credo che noi dovremmo fare i conti con l'uomo nuovo. Dovremmo costruire le condizioni affinché, diceva un critico di Shakespeare, inventing the human, cioè noi dobbiamo costruire le condizioni per cui l'umano si inventi continuamente. Ado Bloom, mi sono ricordato anche il titolo di un famoso libro di critica alle tragedie shakespeariane, dice Shakespeare aiuta a inventare l'umano, ed è vero, la letteratura aiuta a inventare l'umano. Però per tornare al punto più laico, dove sono i punti deboli, secondo me, della riflessione di Ernesto? Cioè, secondo me Ernesto non riesce a liberarsi di alcuni schemi, diciamo, che ci vengono dal passato. Per esempio, Ernesto dice c'è la possibilità di un leader positivo, cioè bisogna utilizzare l'elemento carismatico, perché l'elemento carismatico del leader può aiutare i gruppi in fusione. Questo è un elemento che torna spesso nel libro nel volume di Ernesto, cioè lo descriveva molto bene Alessandro, cioè il gruppo in fusione, Sartre, e quindi il leader, c'è cioè un leader cattivo e un leader positivo, e un leader positivo. Poi dice Ernesto, nella storia abbiamo visto che il primo leader è sempre quello positivo e i secondi leader sono quelli un po' più cattivi. Ora lasciamo stare se effettivamente si può, diciamo così, concettualizzare la storia in questa direzione. Io penso che se noi ancora riteniamo che ci sia bisogno di leader, siamo ancora prima di Platone. Platone stesso disse: se c'è un capo in democrazia, accompagniamolo alla porta. Questo lo ripete spesso. Quindi il capo in sé è contraddittorio rispetto a un processo di autodeterminazione, per definizione. È proprio. Può darsi che i processi storici saranno sempre guidati dai leader, questo no, non lo so perché non ho la sfera di cristallo. Sicuramente so che se c'è un capo ci sono dei gente che obbedisce, magari anche per autoconvinzione, però questo, ripeto, absit sempre in linea verbis, anche durante il fascismo e il nazismo la gente aderiva alle, quindi secondo me se c'è il capo non c'è niente. Su questo non ho dubbi alcuni. E quindi anche il principe nuovo di Machiavelli, di Gramsci, secondo me Ernesto va secondo me superato. L'ho superato perché in Gramsci è molto forte la componente anche educativa, cioè che bisogna, no, la riforma morale. Secondo me sono tutte questioni ormai, cioè soprattutto nel nostro tempo, in cui c'è internet, i processi conoscitivi, informativi sono molto. Forse negli anni 800, 900 questa era un'idea ancora giusta, però secondo me bisogna assolutamente fare. Quindi il problema del capo. La seconda, Ernesto, secondo me non è possibile oggi ancora sostenere che l'attitudine del proletariato sia democrazia. Anche qui bastano i termini. Cioè noi non possiamo crogiolarci sui paradossi dicendo sì, sarà paradossale, ma è così. No. Perché intanto la storia ha dimostrato che la dittatura del proletariato non era solo la dittatura del proletariato, ma la dittatura del partito, cioè, cose che sappiamo tutti quanti. Quindi noi dobbiamo chiarirci bene l'idea in cui non può esistere una dittatura del proletariato e non può esistere una dittatura della maggioranza. Perché questo è l'altro punto di fondo. Noi dobbiamo appropriarci bene della democrazia costituzionale. La democrazia costituzionale, al di là delle sue traduzioni attuali, che cos'è fondamentalmente? Lo dico con le parole di Ferraioli, è la divisione della sfera del decidibile e dell'indecidibile. E nella sfera dell'indecidibile, cioè quello che la politica, la maggioranza, anche il 99,99% sono i diritti universali della persona. La libertà di coscienza, la libertà di parola, la libertà di espressione, la libertà di associazione, la libertà di lottare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte quelle che passano come libertà negative, quelle non è che tu puoi buttarle al macero. Così come fanno parte dell'indecidibile anche i diritti sociali. Cioè perché i diritti sociali sono una conquista per far sì che la persona sia libera. Quindi rientrano nella sfera dell'indecidibile. Indecidibile che significa che ogni cosa appunto che la maggioranza decide, deve decidere rispettando i vincoli appunto posti dai diritti fondamentali.
politici, civili e sociali. Quindi secondo me tutta questa parte che, su cui Ernesto prova appunto a moderno principe, secondo me questa è una parte che andrebbe assolutamente abbandonata, proprio abbandonata, e al suo posto metterci appunto l'idea della democrazia costituzionale, della democrazia costituzionale. E lo dico oggi perché anche tutta l'idea appunto dell'uomo nuovo, della società armonica, per cui il socialismo sarebbe tolto il conflitto di classe, tolto il conflitto economico, saremmo tutti pacificati e uguali, ma le lotte attuali, le lotte intendo dire i conflitti, le differenze attuali ci dicono che invece saranno conflitti, e questo lo diceva già Keynes. E oggi lo viviamo perché solo a pensare alle diversità sessuali ci dice che saremo tutti diversi, e quindi non è vero che, non è detto che fra i diversi debbano essere i conflitti, ma sicuramente la diversità comporta appunto una conquista dell'armonia, quindi il pluralismo, quindi ancora una volta la sfera dell'indecidibile, secondo me è fondamentale. Quindi dittatura, tirannia della maggioranza vanno secondo me abbandonate. Quindi questa idea in cui ci siamo crogiolati per anni, il paradosso è un paradosso, ma è così, perché la dittatura è uguale a democrazia se è esercitata dai più, è assolutamente sbagliata, anche perché storicamente si è dimostrato il contrario. Però venga al punto di fondo, cioè quando anche diciamo la dittatura del proletariato si è incarnata in maniera sbagliata, no? Facciamo questa ipotesi, un controfattuale. Cioè ammettiamo che vabbè, la Russia, la Cecoslovacchia, la Polonia sono tutte state cose, errori della storia. Ammettiamo anche questo punto. Qui c'è il punto di fondo che volevo sollevare, e ho chiuso con questo, anche se vi rubo ancora 5 minuti, che è appunto il problema della grande società. Perché quel che dobbiamo anche ci togliere dalla testa, ovviamente la mia è un'esortazione, non dico di avere ragione, è l'idea di comunità. Perché in una grande società, cioè una società fatta di milioni e milioni di persone, ci può essere ovviamente sentimenti di solidarietà. Chi non è solidale con Gaza, chi non è solidale con gli israeliani uccisi. Questo mi pare banale dirlo. Quindi non è questo in discussione. Il punto di fondo è come organizziamo la grande società. I capitalisti, con i suoi teorici, hanno detto la organizziamo attraverso il mercato, perché sappiamo appunto che siamo concorrenti, che non abbiamo sentimenti di partecipazione solidale l'un con l'altro, però attraverso il mercato noi connettiamo le persone. Benissimo. E sappiamo che il fallimento del capitalismo, perché il capitalismo ha prodotto disuguaglianza, odi, eccetera, isolamento, eccetera. Benissimo. Però il problema della grande società rimane. Cioè non è che noi possiamo dire domani nasceranno i sentimenti solidali e quindi ognuno... no, perché non funziona così, perché io comunque devo connettermi, me, io stesso che vivo a Roma, con il contadino che sta in Piemonte che produce il riso. Quindi come faccio a connettere queste cose? Quindi questo è il problema della grande società. E però dietro il problema della grande società, l'altro, diciamo, tema, perché non vorrei usare parole sconce, noi dobbiamo fare i conti proprio con la visione che ci ha consegnato Marx. Cioè a dire, Marx che cosa ha pensato? Anche quel Marx che noi tutti amiamo, cioè il giovane Marx della comunità, che cosa dice Marx fondamentalmente? E qui riprende, insomma, riprende anche i, diciamo, teorici del Settecento, cioè dalla teoria degli stage della società. Comunque Marx che dice? All'inizio c'era il comunismo primitivo e tutti stavano insieme e tutti erano solidari. Certo poveri perché non c'era la tecnologia, eccetera, eccetera. Poi arriva a un certo punto la società capitalistica e anche quella precedente e scinde questa comunità. Che cos'è il comunismo? Il comunismo è semplice a questo punto del ragionamento. Il comunismo è la riunificazione, la solidarietà, la ricostruzione della comunità. Ecco, questa idea, secondo me, è l'idea fallace. Perché se noi pensiamo che bisogna ricostruire una comunità, è una comunità organica,
ma già gli esempi che prima facevo, cioè delle differenziazioni sessuali, delle scelte sessuali, già ci dice che non ci sarà mai una comunità omogenea, non armonica al suo interno. E io vorrei chiudere questo mio intervento, avrei molte altre cose da dire, infatti io ho chiesto di ritornarci su questo volume. Io vorrei chiudere con uno che poi è passato come replico, perché ha abbandonato la sinistra, come Lucio Colletti, però io penso che gli scritti di Colletti, dopo che ha abbandonato la sinistra, dopo che ha abbandonato il marxismo, pongano, se uno ritegge senza appunto gli occhiali del traditore, del cose così, ma invece come da una persona di grande cultura, diciamo, è un conoscitore molto profondo del marxismo, oltre della storia del pensiero, e dice questo, e chiudo: sebbene Marx non abbia mai specificato in dettaglio i lineamenti della società comunista dell'avvenire, non è difficile capire quale sia stato, almeno in linea di principio, il modello alternativo di cui gli ha tratto la sua prima ispirazione nella critica dell'ordinamento capitalistico borghese. È il modello che gli offriva fin dalla giovinezza la cultura classica e romantica tedesca di Schiller e Schelling, fino in particolare a Hegel. In tutti questi autori la critica della società civile moderna era già configurata in forma di aborto. In questo caso non si trattava certo di un discorso che nascesse dal rimpianto della società feudale o patriarcale. Era tuttavia una critica che aveva anch'essa alla sua base un modello di società organica. E il modello era questa volta offerto dalla polis greca, la città-stato antica. La mia chiusura è questa. Quindi in Marx abbiamo una concezione organicistica del comunismo, che è ripresa appunto dalla polis greca, che ha come suo massimo espressione, diciamo, teorico-intellettuale grandiosa, quindi come uno dei massimi pensatori della storia dell'umanità, che è Aristotele, il quale Aristotele però aveva una sua antropologia, Ernesto, che era appunto l'essere umano come essere animale socievole. Invece io penso che il punto di fondo sia quello non di partire appunto dall'aspetto di bontà dell'essere umano, invece dal suo aspetto di insocievolezza, perché solo così allora potremo costruire una società che garantisca a tutti quanti della loro insocievolezza, se insocievoli vogliono essere. Vi ringrazio. Vai. Grazie a tutti. Intanto vorrei tranquillizzare Franco. In realtà io sono molto d'accordo con quello che tu hai detto, quasi su allora, tutto. È una questione di sfumature. Ora veniamo anche per non tutto, però quasi su tutto sono d'accordo. Bisogna capire delle sfumature riguardo alla dittatura della maggioranza. Questa devi muovere il computer perché quelli ti riprendono. Ok, vediamo ora. Però prima di arrivare a queste situazioni, volevo fare uno sforzo per far capire diciamo, il nucleo filosofico che tiene insieme tutte queste cose, perché per come sono state presentate in modo magistrale sia da Michela sia da Alessandro, uno ha l'impressione che sia un trattato enciclopedico in cui c'è tutto, va di tutto, dalla psicologia, all'antropologia, dalla scienza politica, all'economia, eccetera, eccetera. In realtà il disegno unitario parte da un problema diciamo dell'economia critica. Tutto questo interesse che io ho per la psicologia nasce dal fatto che tutta la teoria economica mainstream è basata sulla psicologia fittizia. C'è un'antropologia filosofica che è basata sull'uomo economico, cioè l'individuo che è razionale, massimizza, è ben informato, eccetera, eccetera. E su questa fake theory hanno costruito un apparato teorico spaventoso. Il problema è che l'essere umano è molto più complesso di un uomo economico.
E quindi si tratta di capire come agisce, quali sono le motivazioni, le forze, sia razionali sia emotive che stanno dietro. Guardate, parlando di mainstream, ma anche Marx, almeno quando descrive l'economia capitalistica, fa delle ipotesi che sono riconducibili al nome capitalista, ma si inizia a profitti, così. Non lo dice esplicitamente, ma lo fa Marx. Allora, per partire da una psicologia diversa, che non sia basata su un'antropologia filosofica, non andava a studiare un po' di psicologia. È l'unico modo. E ho scoperto che c'è un filone di ricerca estremamente interessante, che si chiama psicologia delle motivazioni, nel quale questi psicologi sono andati a investigare quali sono le effettive motivazioni che stanno dietro al comportamento. E diversi psicologi hanno scoperto che fondamentalmente ci sono due gruppi di bisogni nell'estremo, che si possono chiamare bisogni edonici e eudemonici. Edonici sono bisogni di benessere, di consumo, di sicurezza, eccetera, quelli di cui tratta l'economia mainstream. Eudemonici sono molto più interessanti, sono quelli che hanno a che fare con la realizzazione dell'essere umano in quanto essere umano, e sono fondamentalmente tre: bisogno di autonomia, bisogno di autorealizzazione, cioè bisogno di esprimere la propria personalità in una creazione, e il bisogno di socialità. Queste cose qua non sono poste come postulati, sono il risultato di ricerche empiriche e sono accettati ormai da gran parte dello psicologo. È da qui che parto per costruire una teoria del comportamento che sia adattivo, e giustamente Alessandro ha calcato la mano sul fatto che ogni società, per andare avanti, per sopravvivere, per riprodursi, ha bisogno che gli individui si adattino autonomamente all'ordine costituito. È importante. Però c'è un altro aspetto per cui l'ordine costituito viene vissuto dall'individuo come una forma oppressiva, cioè come una limitazione della propria capacità di soddisfare i bisogni eudemonici fondamentali. Per esempio, bisogno di autonomia e bisogno di società. Per il lavoratore, il classico esempio del lavoratore salariato, quando lavora non è autonomo perché obbedisce a degli ordini, non si autorealizza perché produce dei beni che sono stati concepiti disegnati e progettati da, e non vive la propria relazione con gli altri come una socialità genuina, perché è all'interno di una struttura gerarchica di potere in cui c'è chi ti controlla e chi è contro. Quindi questa è la relazione della società. Allora, partendo da questa base empirica, senza bisogno di fare nessuna ipotesi sulla natura umana, ho cercato di affrontare un altro aspetto problematico della teoria mainstream, della teoria classica. Allora, queste cose qua non sono state dette perché magari nel libro sono rimaste un po' nascoste, ma in realtà è la motivazione. Il punto è che tutta la teoria economica dominante è basata sul concetto di benessere. Benessere come soddisfazione dei bisogni, dei desideri, l'utilità, la felicità, chiamatela come volete. E qui è tutta concentrata sulla soddisfazione dei bisogni edonici. D'accordo. Il problema di questa impostazione, vabbè, i problemi sono molti, però quando la usi per studiare, per esempio, la storia, ti trovi in difficoltà, come ha fatto notare prima Alessandro. Non abbiamo nessuna base per poter dire che il lavoratore di oggi ha un livello di benessere maggiore dello schiavo di 2000 anni fa. Perché? Perché il benessere è definito dai desideri, e i desideri si evolvono storicamente. Bene. In certo senso possiamo dire che sia lo schiavo di allora che il lavoratore salariato di oggi vivono a livello di sussistenza. È vero che oggi abbiamo il computer e il cellulare, ma sono ben di sussistenza, non abbiamo possibilità di scelta, non possiamo fare a meno di queste cose. Quindi, se usiamo il concetto di benessere per interpretare la storia, non riusciamo a vederla come un processo evolutivo positivo. E io ci tengo a questo punto. Anche se non voglio sviluppare una filosofia della storia, cioè una filosofia che dice che la storia è finalizzata a raggiungere la libertà o tutto quello che volete,
però la storia passata la vedo come un processo evolutivo fondamentalmente positivo. Regime di oppressione, lotta di liberazione, e man mano che si va avanti si espande che cosa? Non il benessere. E neanche possiamo dire che si riduce lo sfruttamento, perché anche quello è il concetto relativo, il rapporto tra il valore e il lavoro necessario. Quello che si espande è la libertà. Questa è la cosa a cui tengo in modo attivo. In che senso si espande la libertà? E qui veniamo alla distinzione che secondo me è fondamentale e che non è ancora chiara nella scienza sociale contemporanea, tra libertà e autonomia. Anzi, direi che questi due concetti spesso sono confusi. Anche da autori, da grandi autori come Hegel, stesso Marx, tendono a usare libertà per definire quello che invece oggi si chiama autonomia. Non è che sia stato io a fare questa distinzione, ormai è chiara tra i filosofi della politica. Cerchiamo di capire bene in cosa consiste questa differenza. La libertà è definita come l'insieme delle opportunità di scelta aperte all'individuo. Questo insieme è una serie di cose che noi possiamo fare, non è che le facciamo, le possiamo fare, ed è delimitato da dei vincoli. Va bene? Per esempio, il reddito pone dei vincoli alle mie scelte di vita, ma anche alle scelte di consumare dei beni. Per esempio, dato il mio reddito, nel mio insieme di opportunità non entra la scelta di comprarmi una Ferrari. Va bene. Un uomo molto ricco questa scelta ce l'ha. Quindi, a parità di altre condizioni, l'uomo più ricco è più libero, perché ha un insieme di opportunità più ampio. Più ampio. Ovviamente ci sono vincoli economici, vincoli giuridici, vincoli morali. La donna che deve portare lo chador, per esempio. Okay. Può anche essere convinta che sia giusto, ma di fatto ha una libertà più limitata di quella che non ha questo obbligo morale. Non so se è chiaro questo principio. Ci sono dei vincoli morali anche. L'autonomia invece, scusate, per definire la libertà mi pongo ex ante rispetto alle scelte. L'individuo non ha ancora scelto, ha davanti a sé un insieme di opportunità, di cose che può scegliere. Nel momento in cui sceglie, si tratta di vedere se sceglie consapevolmente e volontariamente o piuttosto non è indotto o costretto o condizionato a scegliere una certa cosa. Allora, se la cosa che sceglie di fare sceglie volontariamente e consapevolmente, io dico che è autonomo. Per dirle in poche parole, diciamo che la libertà riguarda l'insieme delle porte che sono aperte all'individuo. L'autonomia è la porta in cui lui sceglie di entrare. E questa distinzione è fondamentale, perché poi da questa distinzione noi capiamo i movimenti di liberazione. I movimenti di liberazione nascono dal fatto che l'individuo, e in genere sono gli individui oppressi, partono dalle classi oppressi. I movimenti di liberazione non partono da chi gode di tutti i privilegi, dagli aristocratici, eccetera. Perché partono dalle classi oppresse? Perché le classi oppresse hanno un insieme di libertà, hanno un insieme di opportunità molto più ristretto e quindi non sono in grado di realizzare il proprio bisogno di autonomia. Questo è il punto fondamentale. Quindi il bisogno di autonomia, che è un fatto empiricamente accettato, dà la spinta all'individuo per lottare, per espandere il proprio insieme di opportunità, per espandere la propria libertà. E guardate che questa, detta così, è una cosa può sembrare astratta. Ma quando il lavoratore lotta per aumento salariale, sta lottando per la libertà, per espandere la propria libertà, perché più alto è il reddito e maggiore è il numero di cose che può fare. Quando lotta per ridurre l'orario di lavoro, idem, perché aumenta lo spazio di tempo in cui lui può fare libere scelte. Questa cosa, questo secondo me è il filo conduttore di tutto il libro, perché poi questa distinzione si articola in vari capitoli, in varie teorie particolari, per esempio la nascita del movimento, il movimento di liberazione, che come è stato osservato giustamente da Alessandro, è ispirato, anzi direi, lo dico proprio nelle fonti, è ispirato esplicitamente da Alberoni. Non vi incazzate, perché Alberoni è un personaggio un po' strano, perché lui ha cominciato nel 68 a dialogare con Nota Continua, quando era rettore dell'Università di Trento, c'era il movimento studentesco, lui faceva dei documenti in cui dialogava con Mauro Stagno,
Marco Boato, era un personaggio incredibile. È finito, morto da poco, ma è finito aderendo a Fratelli d'Italia, una parabola. Ha scritto un sacco di libri, gran parte sono cazzate. Lo dice uno che è stato suo allievo, io sono stato allievo di Alberoni e Succiuti. Però ha scritto un libro fondamentale, che è Movimento e Istituzioni, che è stato innovativo per quei tempi ed è ancora valido. Tutto il capitolo sul movimento di liberazione è buona parte ispirato da Giorgio, chiaramente è arricchito ovviamente con la psicologia contemporanea, però anche questo qua ha una logica che si spiega con quella distinzione tra libertà e autonomia. È il bisogno di autonomia che spinge gli individui a innescare quei processi di presa di coscienza e di conversione che li portano a rifiutare l'ordine costituito che è oppressivo e depressivo, ovviamente, e a entrare in relazioni diverse con gli altri. Perché il punto è questo qua, che questo passaggio, questo salto di qualità emozionale, l'individuo non può farlo da solo. Perché c'è il problema del superamento della paura. Lo può fare insieme ad altri e quindi ha senso proprio in quanto movimento produttivo. È vero che tutta la teoria è basata sulla scelta dell'individuo, ma non è un approccio individualista, perché l'individuo si realizza nel movimento proprio in quanto riesce a creare relazioni sociali diverse da quelle dell'ordine costituito. E in quelle relazioni, nel movimento, realizza il bisogno di autonomia. Chi è stato in un movimento lo sa, lo capisce. Il bisogno di autonomia, il bisogno di autorealizzazione e il bisogno di socialità. Quindi già il movimento è una realizzazione di una società alternativa. E infine ci sono i due capitoli finali, adesso non rientro nella descrizione di questi capitoli, che però sono la logica conclusione di questo discorso. Quello sulla democrazia in quanto realizzazione dell'autonomia politica. Perché il concetto è questo, l'autonomia politica per l'individuo. E si realizza soltanto in una società realmente democratica. E lì definisco sulla base di un famoso teorema di Mayer. E in termini economici, il lavoro libero associato del concetto di massa, che è fondamentalmente la cooperativa in un sistema di mercato. Ora, questo per dare il quadro, per far capire che non è un lavoro enciclopedico, un guazzabuglio di concetti messi là, no, c'è una logica, un filo logico che connette tutti i capitoli, anche se apparentemente sembrano. Parte dai sistemi di oppressione e si conclude con il socialismo. Una definizione di socialismo che non è un'utopia, ci tengo a mettere in chiaro questo, usando un concetto di Machiavelli, è la descrizione di ciò che è ragionevolmente possibile. Cioè, quel tipo di socialismo che io descrivo è realizzabile qui, ora. Mancano soltanto le condizioni politiche. Io non parlo della società che si realizzerà tra 200 anni. Già ora è possibile fare queste cose. Oh, e veniamo a alcuni problemi filosofici sollevati soprattutto da Franco, ma anche è stato accennato anche da queste cose qua. Il problema del leader. Ora può sembrare paradossale che uno che scrive un capitolo sulla democrazia, sulla vera democrazia, perché questo con un sistema di autonomia individuale e poi dica che il leader è utile. I narcisisti. I leader sono tutti narcisisti. E chiunque abbia lavorato in un partito della sinistra sa quanto sono narcisisti i leader. Sono narcisisti, è vero. Io non dico che è giusto che ci sia il leader. Anche questo è un dato empirico. È un dato di fatto, questo la psicologia ha accettato. C'è una teoria del flusso sociale che qui uso. Il flusso sociale lui l'ha descritto abbastanza bene. È uno stato di interazione tra individui in cui gli individui in un certo senso sono fuori di sé, del proprio sé integrato nella società, e attivano processi di conversione. E quindi di trasformazione sia interiore che sia esteriore.
Allora, la ricerca empirica ha mostrato che questi processi, questi flussi sociali, sono favoriti da una serie di cose, una delle quali è la presenza del leader. Cioè, il leader svolge delle funzioni importanti. Ripeto, questo è un dato empirico, a me non mi piace. D'altra parte, le cose che dico dovrebbero essere abbastanza chiare su questo punto. Parlo di Stalin, eccetera, eccetera. Lui ha detto che c'è il leader buono all'inizio e poi il leader cattivo. Ma in realtà accade questo qua, che quando c'è un processo rivoluzionario e quindi c'è un punto sociale molto forte, quello che Sartre chiamava gruppo di fusione, il leader svolge una funzione fondamentale. Perché in un sistema in cui gli individui sono eterogenei, hanno idee eterogenee, anche idee abbastanza confuse, perché non tutti i lavoratori sono filosofi, hanno una vaga concezione di quello che vorrebbero, di quello che desiderano. Allora, il leader è quello che percepisce, diciamo, il fondo comune di questo malessere e lo esprime e lo restituisce ai soggetti sotto forma, noi diremmo, di slogan, di programmi, cioè siamo sotto forma di coscienza. E quando dico che è un dato empirico, parlo prima della ricerca empirica e poi anche dell'osservazione storica. Non c'è una rivoluzione in cui non ci sia stato un leader carismatico. Questo è un altro discorso. Infatti questo. Però, ascolta. Anche il prete. È vero. Ascolta, infatti, però, questa constatazione. No. Però devi venire a far qua perché sono assente. Ma, cioè, ma lo facciamo? Le facciamo? No. Volevo leggere una cosa che ti ha detto. L'altruismo e l'egoismo. E tu dici che gli individui sono egoisti. E l'altruismo è affidato a te. Mi sembra una semplificazione. Mi sembra una semplificazione. C'è il compito dello Stato redistribuire. Questa è di nuovo attraversa le tasse. È di nuovo una tipologia filosofica basata su dei presupposti a priori, perché in realtà se noi osserviamo l'individuo reale, concreto, se lo osserviamo empiricamente, l'individuo è sia egoista sia altruista. Questa può essere una banalità. Poi dipende dalle circostanze in cui agisci, dipende dalle circostanze storiche. All'interno di un movimento di liberazione prevale l'altruismo. Questo io non ho dubbi. Mentre quando uno deve sopravvivere lavorando in un'impresa, prevale l'egoismo. Non c'è dubbio, anche il lavoratore, per evitare le multe, si comporta da homo economico, no? Questa cosa qua è... Quindi questa cosa del leader è vero che poi le rivoluzioni vengono sconfitte, anche questo è una costanza storica, però la mia idea, e questo l'ho chiarito sin dal primo capitolo, è che questo flusso storico, questa evoluzione di sconfitta in sconfitta e di avanzata in avanzata, c'è sempre, diciamo, a lungo andare, un miglioramento in termini di espansione della libertà. Questo è il punto. Capisci? È vero, ci sono degli avanzamenti e dei regressi. Però, perché noi abbiamo questa idea della rivoluzione come, e questa credo che su questo tu sia d'accordo, come di un processo che inizia per rovesciare il sistema capitalistico, si conclude con la creazione di un sistema socialista o di un sistema socialismo, che è la società con l'uomo nuovo e tutto il resto. E la storia ha, diciamo, questa scissione tra un prima e un dopo, il prima che è cattivo e il dopo che è buono, che è bello. In realtà le cose non stanno così. Le rivoluzioni vengono anche sconfitte. Però nel processo a lungo andare c'è un miglioramento, non, ripeto, non in termini di benessere o di riduzione dello sfruttamento, ma senz'altro in termini di espansione della realtà. Io su questo sono abbastanza convinto. L'ultima cosa, Hayek, mercato, piano, anche questo è un punto Dolenz, va bene, dicevo come, tu mi dici di Hayek che è l'arci reazionario
Una signora di così non ce n'è, guarda. Io te potrei dire, ma allora Marx, che ha usato Riccardo, che all'epoca era un arci reazionario, che Riccardo all'epoca corrispondeva al Friedman di oggi. Il punto è che se uno scienziato, che inevitabilmente è condizionato dall'ideologia e dalle posizioni politiche, dice una serie di cazzate perché la sua posizione politica lo induce a dire una serie di cazzate, può anche avere un'idea giusta. Perché no? Può averla. Allora perché non possiamo usare questa idea giusta? Ora, questa idea giusta, l'unica cosa giusta, secondo me, di Hayek, lui l'ha avuta nel dibattito sul socialismo, sul calcolo economico del socialismo degli anni 30. E lui ha capito questa cosa qua, che il mercato potrebbe anche non essere efficiente dal punto di vista economico, come dicono gli economisti neoclassici, perché non c'è un equilibrio, eccetera, eccetera. Però è efficiente nella gestione dell'informazione. È un'efficienza che il piano non ha, l'ufficio centrale del piano non ha, perché per fare delle scelte bisogna avere delle informazioni. Allora, la singola impresa che produce cravatte non ha bisogno di sapere tutto ciò che condiziona l'economia in cui opera. Ha bisogno di sapere i gusti dei suoi consumatori, la tecnica con cui produce, i prezzi dei concorrenti, quindi raccoglie poche informazioni di quelli che gli servono e produce in modo abbastanza efficiente. L'ufficio centrale del piano dovrebbe raccogliere una quantità di informazioni enorme per poter fare una pianificazione razionale. E semplicemente non è possibile. Dovrebbe conoscere i gusti di tutti i consumatori, le tecnologie di tutte le imprese, i prezzi di tutti i beni. Non è proprio veramente concepibile. E allora... Rita, ma anche basta, direi, perché sennò la riunione a che ora la facciamo? Eh? Carina, c'è il microfono acceso. Ah, scusa. Quindi... Io non mi preoccupo del fatto di usare Hayek, tra l'altro non sono l'unico, oggi molti socialisti lo usano senza preoccupazione. D'altra parte anche qui la storia dovrebbe averci insegnato qualche cosa, no? Il sistema di pianificazione centralizzato è fallito miserabilmente. Il sistema di mercato sappiamo che non è perfetto, ma non è perfetto perché ci sono i monopoli, c'è il potere monopolistico. No, questo è il punto essenziale, perché se noi cerchiamo di capire questa cosa qua, perché Hayek dice che il mercato fornisce informazioni che vengono gestite in modo efficiente, se il mercato è concorrenziale. Non esiste il mercato in concorrenza perfetta, è un'invenzione. Ma io dedico diverse pagine a spiegare questa cosa qua, che la concorrenza perfetta non esiste. Facciamo intervenire un attimo Andrea. Chiudo. La concorrenza perfetta non esiste, però può essere approssimata. E il compito della regolazione pubblica è regolare il mercato in modo da abolire il più possibile le posizioni monopolistiche e creare una situazione che sia più possibile vicina alla concorrenza perfetta. Non la può realizzare per definizione. Però può essere approssimato. Vai. Io su questo voglio semplicemente cioè, la concorrenza perfetta. Sì, nel frattempo che deve arrivare Andrea, Gina, qua, vieni. Cioè, sì, è una situazione puramente teorica che non ha nessuna possibilità di essere realizzata, perché le informazioni che possiede il mercato comunque non sono quelle che dovrebbero essere, ossia contemporanee e totali, e non sempre le informazioni giuste arrivano a chi di dovere, cioè le informazioni sulle cravatte nel mercato non arrivano sempre a chi produce le cravatte, c'è una distorsione, una manipolazione delle informazioni che è una realtà. E allora se tu dici che vuoi ragionare su quello che è la realtà, allora la concorrenza perfetta bisogna togliersela dalla testa, perché non esiste, non è una cosa. Ti sto dicendo che io lo dico questo. Non esiste. Scusa, devo dire il libro che è stato già mostrato diverse volte. Facciamolo vedere bene ancora, lo mantengo io fermo. Eccolo. Potete scaricare il PDF gratis. Potete ordinarlo da Amazon
a un prezzo di costo, praticamente 12 euro per un libro di 450 pagine e poco. Potete scaricare anche l'ebook da Amazon e il PDF gratis. Per avere il PDF gratis non è una cosa semplice, perché abbiamo fatto un sito che non funziona ancora bene, però se volete farlo andate sulla mia pagina Facebook di Ernesto Screpani. C'è un post con le immagini di Marx, Gramsci e Machiavelli, e sopra c'è un link, cliccate su quel link scritto in blu e lì andate al libro che potete scaricare. Facciamo sedere Andrea. Allora, io sono, diciamo, un biochimico, quindi sono uno che non si occupa di queste cose, però ci sono delle questioni che riguardano il mondo fisico che ci stanno opprimendo e di cui nessuno si occupa, che è il cambiamento climatico dovuto a il più grande fattore è la produzione di gas serra, prima di tutto la CO2, che è dovuta in gran parte al capitalismo e al mercato, perché il mercato si basa sulla competizione, sulla produzione di merci spesso inutili perché sono basati su falsi bisogni. Allora, il socialismo di mercato, forse è trattato nel libro, perché non l'ho letto, mi sono dato l'opportunità di leggerlo, e quindi lo leggerò, però il socialismo di mercato, detto così, presentato in questo modo, è comunque un sistema in cui c'è competizione, quindi si producono merci anche inutili. Le merci, diciamo, inutili sono deleterie perché producono CO2, perché producono cambiamento climatico, perché producono rifiuti, poi producono una serie mancanza d'acqua, quindi diciamo terra non produttiva, morti di fame, cioè una serie di scenari catastrofici che ormai sono alle porte, non 50 anni, mi spiace, ma diciamo la catastrofe è dietro l'angolo, pochi anni e ci saranno, se continuiamo così, centinaia di migliaia di morti, centinaia di milioni di persone che diciamo si sposteranno cercando cibo. Quindi questa cosa, perché il socialismo di mercato è legato alle merci, anche se la Lega ha stati, diciamo, a comunità più grandi, gli stati sono in competizione per il mercato. E poi anche le cose di cui abbiamo bisogno, diciamo, lo vediamo con i telefonini, mancano le terre rare sono, diciamo, quei metalli che servono a fare gli schermi dei telefonini. Stanno finendo, c'è una lotta per le terre rare, lì c'è Cina, c'è una grossa diciamo riserva. E quindi c'è la lotta e la corsa verso diciamo quelle che sono le risorse per produrre merci inutili. Tra l'altro gli scienziati ci dicono che noi in Occidente dovremmo ridurre dell'80% le nostre emissioni pro capite, dell'80%. Allora la situazione è drammatica, per non far evolvere la situazione in maniera catastrofica, no? E quindi come si concilia il socialismo di mercato con questo gravissimo problema, che è un problema che comunque è legato appunto proprio al concetto di mercato. E poi sul movimento di liberazione, io sono contento, diciamo, dell'ottimismo, ma secondo me c'è un altro aspetto tecnologico, cioè le nuove forme di controllo delle menti, condizionamenti dei cervelli. Ci sono diverse pubblicazioni sui topi fatte da scienziati che dicono che i cervelli sono condizionabili, facilmente condizionabili. E i social media sono un mezzo potentissimo per condizionare i cervelli, probabilmente anche i nostri. Allora questo è un problema, diciamo, da porsi, perché probabilmente anche dietro questa passività e questa depressione, che però non dà adito a una reazione nel nostro paese e anche in altri luoghi, c'è dietro anche questo aspetto qui, c'è il nuovo controllo dei cervelli e anche il nuovo, diciamo, la nuova realizzazione di alcuni bisogni attraverso la rete, bisogni illusori, però attraverso la rete, attraverso le chat, attraverso le comunicazioni online. Anche la ripresa di no, perché non ci aggiorniamo da remoto in questa parte qui che lui ha trattato
perché Alessandra è stato decisamente un altro di noi. Va bene. Ci trattiamo per beni sociali, la sombra, per beni sociali e chiari. Va bene, volevo soltanto dire una cosa e rispondere. A questo punto non chiudiamo perché sono già due ore che andiamo. Però una cosa volevo dire a lui, giustamente non avendo letto il libro, non poteva sapere che questo problema lo affronto. E dico chiaramente che il problema ambientale, che è uno dei più grossi, non è risolvibile con il mercato e tantomeno con il credito. È uno dei problemi che richiedono intervento pubblico e lo considero come un problema che ha a che fare con i beni sociali. L'ambiente è un bene sociale, essendo un bene sociale deve essere gestito, regolato pubblicamente dallo Stato. Quindi sono d'accordo con quello che dice. Allora, chiudo. Sì, dammi il libro, facciamolo vedere un'altra volta, eccolo qua. Allora, non chiudiamo, ma semplicemente interrompiamo, sospendiamo la nostra discussione che ha avuto grande successo, dobbiamo addirittura dare un altro appuntamento per continuare la discussione orientativamente tra un mese, diciamo, un mese. Mi raccomando, seguite la pagina di Transformo perché daremo l'appuntamento mi raccomando, scaricatevi il libro oppure ancora meglio acquistatelo perché cartaceo si legge meglio. Io l'ho letto online ed è stato per me molto faticoso. Infatti devo avere... Ancora no, ho provato... Questo è tutto. Ok. Oh, che bello, che caramba. La dedica, assolutamente. E, seguite il sito, scaricatevi il libro così potrete anche voi partecipare alla discussione che avverrà da remoto. Entro un mese a questa data. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento, il 17 novembre, sempre qua. Forse la facciamo 17 novembre, con le modalità che verranno specificate in seguito per la presentazione del libro di Fabio Marcelli, Diritto internazionale e appunti critici. E con questo chiudiamo il tris di presentazione dei nostri autori appartenenti all'osservatorio. Vi salutiamo tutte e tutti e a presto. Grazie.